Andiamo a Sorrento, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Appena arrivati ti lascia senza fiato, perché è così bella come la vedi anche nelle foto. Ma c'è qualcosa a Sorrento che vale più di tutto, ed è l'accoglienza dei sorrentini. E poi c'è lei, che parla da sola. Questo è Johnny, questa è la sua Ford Focus RS, che è veramente un diavolo a Sorrento. Mario Monti, come ti va sto? Gamberetti, limone e pistacchio. Gamberetti, frizzucca e zucchine, ragazzi. Va bene. Giusto. Ah, no. È quella. È quella. Va bene. Mangiare abbiamo mangiato. Adesso basta. Voglio l'RS. Siamo con i controlli inseriti, vediamo quanto è permissiva la macchina. Subito ti dico che sound. Ragazzi, scarico originale? Scarico Mongoose, artigianale direttamente dall'Inghilterra. E impianto frenante? Impianto frenante, impianto completo anteriore AP Racing, quindi pinze, dischi, tubi in treccia, tutto quello che c'è. Pastiglie DS111 Ferodo. Assetto? Assetto Bilstein Club Sport su specifica Mountain, quindi... Qualcosa di originale ce l'ha? Oddio, l'estetica. L'estetica originale? L'estetica originale, a parte qualche adesivo, ma roba di cavolate comunque. Per il resto è totalmente originale di estetica. Vano motore, caro, cosa abbiamo combinato di bello? Cosa non abbiamo combinato? Allora, partiamo da aspirazione completa diretta, quindi filtro a cono completo, iniettori ovviamente maggiorati, radiatore acqua, radiatore olio, intercooler con aletta in carbonio. Un po' di tutto quello che c'è bisogno per fare 400 cavalli. E quando lasci il gas? Giusto due bottarelle. Sente... Io questo suono qua, ma non è solo io, Cioè, tutto il mondo lo adora. Ma è normale, il 5 cilindri in linea della Ford con, insieme a quello là dell'Audi è qualcosa di bellissimo. Il 5 cilindri suona bene, in linea. In linea. 2005. 2005 turbo. Con turbo K16 che è immenso praticamente. Qual era la 2003? La 2003 è la RS MK3. Ah, l'ultima, giusto, questa esatto. È la MK2. La MK2 è il secondo modello del 2010. Ok. Questa qua soprattutto. Trazione anteriore, differenziale autobloccante meccanico, di esatto, serie. Di serie, esatto. La turbina invece l'hai tenuta originale, turbina per un discorso originale, di affidabilità? Esattamente, un discorso di affidabilità ma anche un discorso di guidabilità. Perché andare su di turbina vuol dire dover aprire il motore alla fine. Quindi ho preferito tenere il turbo originale e tirarla su di elettronica comunque. Turbo originale, mappa alla centralina, esatto. Hai un po' di lag rispetto a quando l'hai presa originale? Beh, sicuramente, perché avendo montato l'impianto di scarico completo ho perso qualcosina ai bassi, fra i 2000 e i 3000. Ma oltre i 3000 giri è un aereo. Sì, ma non mi sembra che chissà quanto tu abbia perso. Decolli, esatto. Okay. È come essere un po' a Ciampino, no? O a Fiumicino. E come poi facciamo a digerire quello che ci siamo appena mangiati? Facendo due curve e oppure... un po' di cavalli? Che sound. Thank you.
dir poco impressionante. Frena bene? Happy Racing è sempre stato un chiodo fisso. Io su tutte le auto che ho avuto è stato sempre solo Happy Racing. Dall'impianto frenante. Ok, adesso ho sentito che l'elettronica inseriva un po', perché in effetti ero col volante bello carico. Mm-hmm. Ho provato a dare gas in uscita e ho sentito ha tagliato che un po'. Un pochino, ma giustamente. Vabbè, ma ci sta. Ci sta, siamo a gomma fredda, così primo approccio, prima volta su sta macchina. Un bel bolide, un bel mostro. Non va male. Gianni, perché non c'hai l'accento napoletano, voglio dire? Perché lavorando con tanti altri ragazzi, persone di tutto il resto dell'Italia, diciamo, la lunga tendi un po' a perdere. Sei un professionista, di la verità. Vibra, è viva, la sento, è molto meccanica come sapore. È verissimo, è una di quelle esperienze che quando sali in macchina ti regala emozioni. Dal sì. momento in cui l'accendi al momento in cui la spegni, ti diverti. Sono sorrisi che ti stampa ad ogni accelerazione, ad ogni, ecco, tira delle cannonate. Altro che se le tira. Ero convinto che dal 2002 in poi le automobili sportive perdessero un po' questo fascino graffiante, ruvido, meccanico, old school. E invece no. Ce l'ha, questa ce l'ha ed è molto molto più civile di quanto possa essere la mia Subaru. Addirittura. Beh sì, però qua... Il problema è quando vai. Oh, ma c'è una coppia bestiale, quanti newton fa questa? Sono quasi 600 newton metri. Ah, ecco perché. Ah, giusto due. Quasi 600 newton metri di coppia per una macchina che originariamente sviluppa 305 cavalli. Esattamente. Che è stata portata dopo il tuo intervento, o meglio quello del tuo meccanico, a 400, circa 400, esatto. 400. Che si sentono. Poi quanto è cattiva esteticamente, ah. Quanto è proprio bella. Quando mi hai inviato le foto stavo godendo. That smiles gonna be the end of me. La versione anteriore tende ad avere un po' di sottosterzo. Un po' di sottosterzo, ma molto gestito dal differenziale autobloccante. È impressionante come a volte ti tira proprio verso l'interno, cosa che non fa su tante altre macchine. È che quel bello del differenziale meccanico invece di quello elettronico. Senti come sbatte il differenziale, eh? Sbatte, sì. Questa è una di quelle cose che mi fa proprio arrapare. Questa di base è una macchina che è stata concepita per fare il mondiale rally. Si sente il DNA? Sì, eh? Sì. Mi colpisce davvero tanto la trazione anteriore così efficace. C'è da dire che questa qua all'epoca, quando è uscita, era la migliore trazione anteriore che c'era in circolazione, nonché la più potente in circolazione. Controllo disinserito. Adesso no. Sei tutto tu. Sottostesso appena, cioè, no, appena la ruota grippa, fa presa, ti riporta dentro. È il bello di questa trazione. Io la prima volta che l'ho guidata divertendomi è stata a Positano, nelle curve, ed era impressionante. Ti tirava con un po' di sterzo e acceleravi, boh, le gomme erano nuove di pacca, ti tirava all'interno. Era qualcosa di spettacolare. Apprezzando molto l'assetto Bilstein, devo dire. Sai che ho la sensazione di avere un fucile in mano? Sì. Belle cannonate che tira. Ma anche come entra e esce dalle curve. E poi che sound ha. Divertente sta macchina. È superiore. Poi rapporto qualità prezzo divertimento, alzo le mani. È il pacchetto completo. Senti. Sei pervaso nell'abitacolo da questo rombo. Il rombo. Io lascio il gas. Tutto di motore, niente di elettronica. Succede di tutto qua dentro. Ti scatena una serie di sensazioni meravigliose. Di brividi. Sì.
Madonna, si è alzato davvero tanto il livello generale. Questa mi piace di più perché sento l'aria del VRC. Sì, questo sapore meccanico, questo sapore cattivo, old school. Sento il rally in una trazione anteriore, il che mi galvanizza. E poi come suono mi dispiace per tutte le BMW, ma qua siamo su un altro pianeta. Il 5 cilindri. Ma infatti tu mi dirai che cavolo di paragone è? No, c'è da paragonare. Se tu pensi all'Audi 4, alla Gruppo B, che aveva un 5 cilindri turbo, alla fine un po' ricorda, magari un po' da lontano perché questa qua è una Ford, però se ci pensi alla fine siamo lì. Prezzo di questa? Allora, quando era nuova era fra i 35 e i 40. Capito? Full optional parliamo, Quanto hai speso, se posso chiedertelo? Allora, la per macchina... Per fare il tuning. Ok, per il tuning ho speso circa, penso saremo sui 15.000. Fondamentalmente a Sorrento cosa succede? Niente. Che bello! Ricordate le cartoline, quelle esposte fuori da un'edicola, quelle che oggi ricevono in pochi? Beh, Sorrento è la regina delle cartoline. Sembra essere stata dipinta ora. Il mare che luccica, i tetti colorati, le maioliche, tutto perfettamente disegnato a perfezione. In lontananza poi l'ultima pennellata fresca è quella del Vesuvio che guarda fiero il golfo. Persistente è l'odore dei limoni, che si mescola con quello della salsedine. Il colore giallo è quello del sole. Mica si trovano limoni così in altre città. Come non si trova facilmente il calore, la generosità e l'empatia dei suoi abitanti. L'importante è mangiare bene e stare bene. Ho conosciuto persone bellissime che mi hanno aiutato e fatto sentire a casa. Sorrento, come prima, più di prima, t'amerò. L'RS va come un missile, tu mi devi lasciare un bel like e ti devi iscrivere a questo canale adesso, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ma dov'è la macchina? Eccola qua, Matteo, parcheggiata qui, tutta per te, TDCI.